Il Consorzio Nazionale Acciaio compie 10 anni ed ha presentato i successi e gli ottimi risultati raggiunti. Pensate, il 69% di imballaggi in acciaio riciclati. Un'importante ricorrenza come il decennale. Ci può illustrare il percorso e quali risultati sono stati conseguiti? La grande sfida che avevamo nel 97 a seguito dell'introduzione del decreto Ronchi era quella di cercare di avere il gradimento dei comuni e dei recuperatori, cioè i due soggetti principali che fanno da una parte raccolta e dall'altra riciclo. Ci siamo riusciti, quindi oggi non stiamo solo celebrando 10 anni di attività, ma stiamo sostanzialmente celebrando quasi il 70% di riciclo dell'imballaggio in acciaio, che è la percentuale record in Italia tra tutti i consorzi degli imballaggi. Tra l'altro la Lombardia detiene un'importante percentuale a livello anche nazionale. Come si spiega questo risultato? Si spiega dal vantaggio sociale, dalla struttura organizzativa, impiantistica, dalla presenza anche delle acciaierie. Non dobbiamo dimenticare che la stragrande maggioranza delle acciaierie, quindi i beneficiari finali del rottame di acciaio e quindi del rottame di imballaggi in acciaio, va non in discarica ma nelle acciaierie. Questo è uno dei motivi, oltre sicuramente alla sensibilità dei cittadini. Chiave futura, quali sono le prospettive e quali i prossimi obiettivi da raggiungere? Il grande obiettivo per i prossimi 10 anni per il CNA è quello di sviluppare fortemente le aree del centro-sud che ancora, ahimè, hanno un piccolo ritardo per quanto riguarda l'organizzazione e la situazione impiantistica. Ci siamo comunque imposti l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica con delle specifiche azioni mirate proprio a incentivare la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio. Ecco, nel centro-sud a questo punto si chiede che è un'importante mano del nuovo governo? È fondamentale e abbiamo già una piena soddisfazione a aver delineato, aver già avuto conferma che il trend positivo di impostazione ambientale che era stato precedentemente impostato sarà sviluppato con questo nuovo governo. Come atleta che sono convinta che con dedizione, con amore e con sacrificio si possono conseguire degli obiettivi prefissati e si possono mantenere a lungo tempo, proprio come sta dimostrando il consorzio di acciaio e come ho dimostrato io stessa nel corso degli ultimi 10 anni. E poi diciamo che come mamma e come casalinga sono molto sensibile alle tematiche ambientali e quindi mi auguro che con questa campagna di cui io sarò testimonial di poter incentivare il più possibile gli italiani a compiere ogni giorno quel gesto che poi permette al consorzio però di raccogliere tanti barattoli e tante scatolette.